ero già fatto, però mi servivano dei soldi per altra roba. Ho shippato una vecchia, ma per shipparla ho dovuto stenderla, capito? Ho dovuto dargli un pugno in faccia, cioè, ho dovuto fargli del male. Non fa parte di me fare queste cose. Ho toccato veramente il fondo. Ho iniziato perché ero curiosa, comunque era... Ok, non funziona questa lavatrice. Inferno, per certi lati sì, pian piano diventa un inferno, nel senso che ti svegli la mattina, che stai male, non sai come fare a trovare i soldi, non riesci a fare nient'altro, riesci solo a muoverti per quello. Ti svegli quando sei in astinenza, quindi ti svegli quando inizi a sudare, ti fanno male i reni e due pupille enormi. Con qualunque tempo ci sia fuori, scendi, telefoni, ti fai pure 10 km a piedi, e arrivi dallo spacciatore, prendi la busta, vai in farmacia, torni a casa, ti fai. Aspetti un paio d'ore, torni dallo spacciatore, vai in farmacia, torni a casa, ti fai. È tutto il giorno così. Dell'eroina un po' avevo paura prima di trovarmela davanti, non avrei mai detto che avrei iniziato ad usarla. Poi un giorno mi sono trovato con una compagnia sbagliata, che neanche sapevo che loro la usavano e me la sono trovata davanti. E a quel punto non sono riuscito a dir di no. Mi porti anche il bicchiere con l'acqua? Comunque ogni giorno devi farti per forza. Quindi sai che ogni giorno ne passi tutti i colori, però comunque alla sera c'è, alla sera o comunque quando riesci. Ho iniziato piano piano, una volta a settimana, poi due volte a settimana. Dopo un mesetto facevo uso di eroina praticamente tutti i giorni. Dopo un anno che usavo la sostanza, i miei genitori mi hanno beccato, insomma, mi hanno beccato. Alla ricerca inconsciamente di dolore, ho sempre tentato di farmi male in un sacco di modi, più svariati proprio. E penso che la droga faccia parte di questa ricerca del dolore. Scrivere riesco solo se sto male, se sono arrabbiato. Guardiamo sta lavatrice, dai. Mi facevo tanto, direi. Tutta quella che trovavo mi facevo, cioè, non è che badassi molto, ma più ce n'era, più me ne facevo. I miei l'hanno saputo che ero tossicodipendente nel modo peggiore, nel senso che lo sospettavano ormai da tempo e l'hanno saputo perché avevano trovato due insuline usate nella borsa che mi sono dimenticata di buttare. Mi ricordo che nel momento in cui esatto gli ho fatto vedere le braccia e mio papà mi abbracciava e mi ha detto adesso è finita. Per me invece iniziava il peggio nella mia testa. La droga uccide Sì, tanto noi non lentamente. abbiamo fretta, te l'ho detta io. È scritto sulla E ce l'avevo lavanderia, scritto io sul sul diario. tavolo della lavanderia, è scritto. La L'ho droga scritta uccide io. lentamente, tanto io ho tempo. Ormai l'eroina non era diventata più uno sballo, divertimento. Era bello quei 5-10 minuti di botta che mi dava una pera e poi dopo mi tornavano in mente tutti i problemi che avevo. Non è che ti senti migliore degli altri, però ti senti molto più furbo degli altri, purtroppo, perché pensi di aver trovato la soluzione. È quello che ti frega fondamentalmente. Già arrivato tutta la
iniziato a rubare, a spacciare. E lì ho deciso di entrare in comunità. E anche lì per entrare in comunità è stata un po' una lotta con i miei. Aspetta che parte già iniziata altrimenti. Dopo un paio di mesi sono riuscito a convincerli. Poi loro, anche loro, si sono convinti che era meglio che io entravo in comunità. Mio padre, essendo medico, era venuto quando facevo le medie, era venuto a scuola in questo paesino a parlare, a fare un discorso a tutta la classe riguardante appunto le sostanze stupefacenti. A me personalmente non è servito, probabilmente mi ha fatto l'effetto contrario, questo continuo parlarne mi ha incuriosito. Non ci sarebbe stata nemmeno mezza cosa che mi avrebbe fatto cambiare idea, nemmeno vedere poi come sto adesso, come sono stata prima, più che altro. Al penultimo anno di università eravamo tutti studenti, eravamo in 8, su 8 persone in 6 comunque erano consumatori di eroina. Le prime cose di cui ti dimentichi, se inizi a usare l'eroina, la prima cosa è l'affettività. Mi ha tolto tutto quello che avevo, cioè che la cosa più importante che sia la fiducia che i miei genitori hanno in me, e me l'ha tolta tutta. Cioè, certo me lo sono meritato, però. Io non è che sono entrata in comunità per smettere di farmi le pere, ma semplicemente perché non avevo più le vene. E quindi dovevo lasciar passare un tot di tempo perché potessi riprendere. Come lo vedo il futuro? No, devo pensarci come lo vedo il futuro. Il futuro lo vedo... Lo spero più che lo vedo. È stato proprio un bene che ho avuto quel momento di lucidità per dire basta, sono stancato, voglio entrare in comunità. Perché se no adesso chissà dove sarò.